Dicevamo prima perché mi è piaciuto questo progetto, perché rispondeva un'esigenza, un'esigenza che Sacco aveva. Sacco gestisce la mobilità delle merci e delle persone. La mobilità delle merci e delle persone sono i due, vada tre pilastri dell'economia di questo paese. Senza questi tre pilastri questo paese non potrà continuare a cogliere le poche opportunità che l'economia in questo momento sta dando per consentire a voi di avere un futuro di rispetto, di lavoro e quindi una dignità. Questo paese vive di tre cose, vive di esso e quindi ha bisogno di buoni cargo che volano anche di notte per portare la merce, ha bisogno di buoni passeggeri per portare quindi tutti gli europei cittadini del mondo a cogliere le nostre ricchezze che sono il turismo e la cultura. Ci piacerebbe questi risultati che cubano circa 55.000 posti di lavoro sul territorio lombardo, grazie a questo rapporto, e all'8% del PIL della provincia di Bergamo, fossero obiettivi che da parte di tutto il sistema della provincia venissero rispettati. L'alternanza scuola-lavoro è un'esperienza, secondo me, estremamente formativa per i ragazzi, ma soprattutto per le aziende. Abbiamo imparato molto più noi, dei ragazzi che stiamo ospitando, che non quelli ragazzi che abbiamo ospitato. Io credo che se il territorio riesce in qualche modo a mantenere questa forte collaborazione nel offrire ai propri giovani una formazione adeguata su quello che veramente serve e a non creare illusioni su percorsi professionali futuri che non troveranno una risposta. E se il territorio riesce a fornire appunto queste risorse che alle aziende servono, ribadisco, per mantenere in vita i tre pilastri fondamentali dell'economia di questo paese, perché è inutile che ci studiamo. L'Italia è l'Italia e vive di tre cose, di export, di cultura e di turismo. Se perdiamo questi tre premi, perderemo il futuro per noi, ma soprattutto per voi.